Mi ha colpito e stamattina ho avuto conferma a volte i racconti più eclatanti possono essere. Mi dice di quel padre che va allo zoo e vede la giraffa, lo sai, vede la testa e diceva animali così non esistono. Ecco, a volte noi non crediamo possono esistere le nostre vite. Io sono arrivato a Borgo Taro alla fine del 2004, ho visto, per esempio, crescere questa esperienza nell'hospice e mi chiedevo come fa. Prezzo che vi ha raccontato, non sto a dire, lo racconterò, un brevissimo adesso, di storia, 36 ore fa, per raccomandare a quel gioco soprattutto l'attenzione, l'attenzione all'importanza della nostra salute. Io sono qui da molto di un'anno di un lancio, mi ha colpito molto fino all'inizio qui, sono arrivato, la protezione al volontariato. Naturalmente esperienze di della nostra assistenza, persone, diciamo, malate letteralmente, però per ciò che riguarda invece la salute, insomma, l'attenzione di tutti quei giorni. Evitare le rotte valiche per il fumo dell'acqua, sapete, sono le mie malline, perché non vogliamo lo zanna fermi, anche perché è chiaro come ragazzi. Per tutto questo brevissimo fatto, anche per mettere in evidenza. È un piacere di conoscere Marilisa Berti. E mi è dispiaciuto nel momento in cui ho saputo della grave notizia e ho visto la tristezza negli occhi di chi l'aveva conosciuto. Paolo e tutti i suoi amici erano quel giorno disperati. E quindi sono contento che oggi si ricordi questa figura che si è fatta, è stata straordinaria, nonostante io purtroppo non abbia conosciuto, e procede poi alla rappresentazione teatrale, per cui sarò brevissimo perché ci tengo anche a vedere il lavoro fatto da bravissimo Mauro insieme ai ragazzi di Rasmus. Una piccola riflessione, il dolore. Il dolore